Personaggio, donna oppure uomo? Beh, con questi capelli, ovviamente uomo. Salve la gente di Gabby e benvenuti su Raft. Questo nome mi ricorda qualcosa. È tornata l'estate ed estate torna Raft, che ci rinfresca con la sua zattera bellissima dispersa in mezzo all'oceano. Se amate Stranded Deep, Raft vi piacerà. E sono egoista e non voglio che nessuno si unisca. Nome del mondo, fatti un bagno. Ho ho ho. Ci troviamo nella nostra zattera 4x4 e dov'è Pablo? Dov'è Pablo? Esco al bar. Eccolo là che vuole mangiarmi. Sempre qua Pablo, sei resuscitato. Abbiamo Sebastiano, abbiamo Pablo. Sebastiano è per Stranded Deep, Pablo è per Raft. Comunque un attimo che prendo subito qualcosa. Ottimo, là c'è della varachina. Quando manca l'acqua cosa ti devi bere, ovviamente. Va bene, adesso vediamo se riesco a fare un tiro stralungo e riesco a prendermi anche quella, vediamo. Sì, bene, ce l'ho fatta. Questo episodio non sarà troppo editato perché secondo me questo gioco va mangiato crudo. Esatto, è un'esperienza survival così e te la devi tenere proprio cruda com'è. Detto tra me e voi, ho sempre una stessa domanda: da dove arriva tutta questa spazzatura? Cosa si è schiantato? Un Boeing 118 per avere tutta sta erba, ste scatole, sti rottami, sti letami? Grazie, tutti da me. Mi servono rottami e quella è plastica, la plastica non è... Madre di tutte le isole enormi e giganti! Oh, per la barba di Barba Papà. Dobbiamo andarci, ragazzi, dobbiamo andarci. Devo crearmi più zone. Dobbiamo ampliare questa zona. Ehi tu! Barilotti, barilotti sono le cose migliori. Non deve scapparmi. Questo sono piani... Cosa? Cosa? Chi interrompe la mia siesta? Ah, tu? Ah, chissà se lo posso prendere al volo. Cavolo, fame! Che fai? Ti strappo il naso! Porca vacca, e va bene. Prendo altre assi. Distruggi, tanto me la rifaccio. Oh, non dica per niente, piccolino. Piango. C'è anche una zattera lì. No, ragazzi, troppa roba in questo gioco. No, c'è una capanna lì sopra. Ok, ok, ragazzi, devo assolutamente... Non posso farmi un'ancora per star fermo? Cavolo, mi serve della pietra. Vabbè, posso andare qua. Ragazzi, vado un secondo in quest'isola, controllo e poi torno nella zattera velocissima. Cosa c'è qui? Non serve a niente. Ho trovato dei fiori. Prendo dei fiori, ragazzi. Forse posso cucinarli. Ok? Li ho presi. No, non scappare, zattera! Oh, qua puoi anche andare sott'acqua. Guarda qua che c'è. Forse posso prendere ste robe. Devo prenderla con l'uncino. Ah! No! Dannato Pablo! Perché esci sempre al bar? Va bene, non c'è problema. Persa un'isola, se ne fa un'altra. Siccome non siamo in hardcore, io faccio una cosa. Butto tutto il mio inventario. Così anche se crepo me ne sbatto. Facciamo così. E adesso ci buttiamo, andiamo da questa parte. Voglio vedere cosa c'è anche lì. Non importa, dai. Solo per vedere cos'è, perché vedo una roba interessante. Aia! Ho un HP! Cavolo, voglio soltanto vedere cos'è. Magari mi rubo questa zattera. Che dite? Che dite? Magari, dai, ti prego, no. No, Pablo, non farmi questo. Devo solo vedere cosa c'è qui sopra. Ok? Ah, ok, ce l'ho fatta. Ho trovato una cassa con asse, bolte e rottami. Bene. E sta affondando. Questa... Non ce la farò mai, ragazzi! Wilson! Willy the Pooh! Cacchio! Tornami, prendimi, aiuto! Ok, ho recuperato vita, non so come. Mi sta rigenerando. Dai, che magari di notte va a dormire lo squalo. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Oh yeah, oh yeah. I like it. Oh, ce l'ho fatta, non so come, non sono morto. E ho ottenuto... C'è il gorilla, cacco. Ragazzi, almeno adesso posso farmi questo. Questo sarà il retro della barca. Ci saranno questi cosi che mi impediranno di cadere in acqua. Ma forse anche di entrare. Forse uno dovrei rimuoverlo. Si può rimuovere? Nope. Mi creo un depuratore semplice. Almeno adesso posso piazzarlo qua. Guarda che bello. Bene. Yeah, boy. Ora questo dovrei avere delle tazze. Posso prendermi una tazza? Allora io ho la tazza, no? Prendo la tazza, la riempio con acqua salata. La metto lì. Bene, che succede? Forse devo dargli fuoco? Sto morendo di sete, grandioso! Yuhu! Che faccio io, ragazzi? Se muori di sete, riempi di acqua salata. Metti l'acqua salata. E come faccio a... Metti asse. Ah, così! Metti un asse e lo scaldi! E dillo prima!
Ok, perfetto. Tra un po' potremo bere, non so quanto ci vorrà, però è proprio come il vecchio raft, ti fai l'acqua praticamente bruciandola. Ah, ok, la posso prendere? Sì, benissimo, mi ha recuperato. Alleluia! Ragazzi, non morirò quest'oggi. L'alba di un nuovo giorno. E Gabby è più potente che mai. Il suoncino è diventato quello di Mr. Fantastic. Posso piantare le mie patate per farmi patate? Sì, credo che possiamo farlo. Tramite questo bellissimo porta patate. La pianto qui, pianta patata cruda. Esatto, ragazzi. Facciamo molti progressi adesso. Guarda quante casse! Sembra che Nettuno, il dio del mare, abbia finalmente dato una benedizione a questa povera zattera che solca, visto la mia intrepiditudine. Tua madre, adesso basta! Adesso basta! Adesso ti meriti la sculacciata della buonanotte. Aspetta che... come faccio a farmi una lancia? Mi serve... oh, un asse e una corda. Bene, la prossima volta che ti ficchi il muso... guarda, no, vengo a prenderti a casa. Mi faccio carne di squalo e poi vediamo chi sopravvivere. Ok, datemi qua. Mi serviva solo un asse, giusto? Adesso ci facciamo una bella lancia, ragazzi. Non ne frega niente. Dammi qua, creata. Eccola qua, bene. Ecco, devo innaffiare le coltivazioni con l'acqua dolce. Vedi, devi smerdarle. Allora, voglio anche una postazione da vedetta. Ho ricostruito quello che volevo, ovvero questa banchina per vedere. Hai visto? Terra, terra. Peccato che non posso raggiungerla. Se potessi farmi una vela. Secondo me l'obiettivo ora è farci assolutamente una vela. Ok. Servono un po' d'assi e un po' di foglie di palma. E un po' di rottami. Questi sono i rottami, giusto? No, questa è plastica. Ho trovato delle blueprint. Oh, puoi sbloccare nuovi oggetti. Bene ragazzi, stiamo facendo comunque grandi progressi. Ho riempito il mio inventario di roba e adesso ci risviluppiamo come meritiamo. Possiamo farci la vela? Sì, perfetto. Posso farmi... guardate! Bellissimo! Devo anche metterla là sopra, ma qua è meglio, dai. Possiamo aprirla. E in questo modo andremo più veloci. Possiamo anche dargli la rotazione. Bene! Ragazzi, così ora possiamo andare verso le altre isole e le altre zattere. Alleluia! Ma allora ha un senso! Finalmente pensavo che ero in balia di Nettuno e delle sue strambe regole. Ecco che lui adesso sta per arrivare. Lo so, io lo so che sta per arrivare. Devo già prepararmi. Ecco qua lo zoccolo duro, pronto a darglielo duro nel muso. Ragazzi, non è facile la vita di un rafter. Noi siamo i rafter, supereroi dell'oceano. E mentre aspettiamo... eccolo, sapevo che sarebbe tornato. No, non quest'oggi. Vattene, vattene. Ehi, hai visto come gli faccio passare la voglia? Ci facciamo anche di nuovo il depuratore, che prima non so, l'ho sparito. Ok. E oltre al depuratore vorrei anche una griglia. Ok, così possiamo farci da mangiare. Nice! Come ultima cosa mi faccio una canna da pesca. Ottimo, con questa possiamo anche prenderci pesce, in modo da poter sopravvivere più a lungo. Ci stiamo avvicinando alla zattera, vediamo. Vediamo se qualche pesciolino a bocca. Sì! Yes! Vediamo, sì, ho pescato una bella trota. La mettiamo qua. Qua mettiamo un asse, così si cucina. E poi devo farmi anche assolutamente una tazza d'acqua. Prendiamo l'acqua salata, la mettiamo qua. E mettiamo anche qui un asse, anche due. Anche qua due assi, così si cucina per bene. E ci ripristiniamo un po' la salute. E per sicurezza, siccome non voglio perdere tutto, lasciamo un po' di robe qua. Ottimo, quanto ti recupera però, quanto. Ora basta che aspettiamo quello. Non è che devo farmi un piatto per accoglierlo. Spero di no, comunque... ma sbaglio, si sta allontanando anche quella zattera. È più lontana. Oh, posso mangiarmelo? Nice. Siamo tornati, siamo ancora in vita. Ma abbiamo molto da fare. Vedo che c'è anche una tab per andare sott'acqua più avanti. Ma credo che sono tutte blueprint da sbloccare. Vedo che queste sono blueprint. Ma come si vanno a sbloccare? Non lo so ancora. Per sapere da che parte tira il vento. Perché magari noi stiamo andando contro vento. Ah, utile la bandiera. Dovremmo farci una bandiera per la prossima puntata. Ma ragazzi, lo sapete una cosa? Per questo episodio io mi fermo qua. Anche se la zattera probabilmente non si fermerà. E quello là scappa sempre più lontano. Come farò? Non lo so.
Ma per questo episodio non ci pensiamo, ci rilassiamo. Abbiamo già costruito comunque una piccola zattera che va avanti. Abbiamo visto che possiamo andare nelle isole. Nei prossimi episodi andremo avanti con l'esplorazione sottomarina e andremo a sbloccare nuovi oggetti molto strani che forse ci permetteranno di ascoltare e ricevere messaggi da altre persone. Questo gioco è anche multiplayer, quindi aspettatevi video magari con gli RGB. Ma per questo episodio concludo qua e noi ci vediamo al next episode. Salve gente!